La serietà di una società si vede anche dalle piccole cose, e questa non è piccola, però magari può passare inosservata. Simone Inzaghi rinnova il contratto fino al 2025. Chapeau alla dirigenza che ha trovato il momento giusto per incontrare Simone Inzaghi, ma le cose si sapevano già, c'era già stato un contatto. Hanno aspettato la sosta e adesso è realtà. Simone Inzaghi all'Inter fino al 2025. Ovviamente un premio a Inzaghi per quello che ha fatto. Primo anno, vabbè, come dice il mio amico Marchi Marco 0 1908, ha avuto un po' di problemi. Non aveva una rosa molto lunga, però si veniva da Conte, e comunque lui un po' della sua mano già la metteva, e si è perso lo scudetto in quel di Bologna, va bene. Però, ok, l'anno scorso ha fatto quello che ha fatto in Champions. È vero, il campionato è arrivato terzo, ma è il percorso europeo che va elogiato, e il percorso degli ultimi 2 mesi in campionato, perché se no la Champions non la vedevi quest'anno. E quest'anno ha iniziato a bomba, perché hai fatto un gran mercato, la dirigenza ha fatto un bel mercato, ed è tutto per il premio a Simone Inzaghi. E hanno preso i giocatori che voleva: Klaassen, Pavard, Arnautovic. Gli hanno rinfoltito la rosa, cambi su cambi, rosa più folta. E adesso l'ufficialità del rinnovo del condottiero. Grande Marotta, grande Ausilio, grande Inzaghi, lunga vita Inzaghi, come ha sottolineato Marco, e sempre Forza Inter. E per gli altri passerà alla storia come Piangina. Ma Simone Inzaghi è piano piano salito sulla scala degli allenatori top d'Europa. Calma, calma. Ci vuole ancora qualche passetto. Qualche. Con la finale di Champions, l'Inter, sì, passa il girone da prima di Champions, potrebbe andare a mondiale per club. Il girone di Champions non è così difficile. Quindi, calma, calma, ricarichiamo le pile. Il 16 c'è il derby. E andiamo. Lasciate un like, commentate, iscrizione, Road to 2000, Simone Inzaghi rimane all'Inter fino al 2025. E chissà, magari riprolungherà più spesso.